la premessa e diciamo l'introduzione del professore Goffredo Napoletano e buonasera a tutti e benvenuti al secondo appuntamento del tour organizzato dal Comitato Centro Storico Social District da Antonio Grummo. Ieri già abbiamo fatto un tour, abbiamo attraversato le strade del centro storico e raccontato i monumenti di questo centro storico di Avellino, come la Chiesa del Carmine, il Duomo, la cripta di San Biagio, la cripta del Duomo, i cunicoli longobardi, e abbiamo terminato con la fontana dei Tre Cannoni. Faccio un breve racconto sempre del Palio della Botte, un po' più approfondita. Come già ha detto il professore, il Palio della Botte non abbiamo testimonianze scritte, ma soltanto fonti orali e antichi racconti. Sappiamo però che già nella seconda metà del Cinquecento si svolgeva in via Umberto I, via Costantinopoli, una gara detta della Botte. In modo particolare sappiamo che in questa strada, che aveva una grande importanza storica, ma anche di collegamento con le regioni interne della Puglia, ed importante anche dal punto di vista commerciale, poiché qui si trovavano le botteghe degli artigiani, e i quali erano soliti decantare la qualità dei loro manufatti, in modo particolare i bottai, attraverso gesti dateali, facevano rotolare le loro botti per strade scoscese, per lunghi percorsi, in strade piene di ciottoli, facendo rotolare queste botti, e poi mostravano ai contatori, i quali giungevano fino ad Avellino dai paesi limitrofi, facevano notare la solidità di questa botte, la quale rimaneva integra e quindi poteva essere sottoposta a qualsiasi tipo di sforzo. Quindi la gara inizia, nasce grazie ai bottai, quindi è una manifestazione semplice, nata diciamo quasi per caso. Sappiamo che questa iniziativa, il pubblico di questa iniziativa era prevalentemente il popolino, i ceti bassi, era una manifestazione quasi insignificante rispetto alle manifestazioni religiose che si svolgevano nel centro storico. I partecipanti erano i bottegai, gli artigiani e i vari rappresentanti delle contrade, i quali facevano rotolare queste botti che pesavano circa 2 quintali in salita e aiutandosi soltanto con un'asta di ferro. Sappiamo che questa gara fu organizzata anche in occasione dell'arrivo della famiglia Caracciolo ad Avellino nel 1581, quando acquistò il feudo di Avellino. Il 1581 è una data estremamente importante per la città e per gli avellinesi, poiché segna appunto l'arrivo della famiglia Caracciolo e quindi dell'inizio di un periodo di estrema ricchezza, di floridezza, che raggiungerà maggiore consolidamento nel 1581, quando il re Filippo di Spagna diede il titolo di principe a Marino Caracciolo. Questa manifestazione fu organizzata anche per festeggiare il ritrovamento di un affresco incontrato a Tuopolo che raffigurava la Vergine di Costantinopoli, che è ancora conservato dietro l'altare maggiore della chiesa di Costantinopoli. Quindi questa manifestazione è molto spontanea, molto semplice, nasce grazie ai bottai, proprio a testimoniare la qualità, sin dalla seconda metà del Cinquecento, la qualità dei prodotti ippini. L'aspetto urbano della città nel corso dei secoli ha subito una serie di modifiche, tant'è che il centro storico, la collina Rateta e Rione e il Largo, che sarebbe Piazza Libertà, erano i nuclei centrali della città, ma nelle colline limitrofe si svilupparono degli insediamenti rurali, questi abitati da contadini ma con case colonie, ma vi erano anche ville signorili, soprattutto nell'Ottocento. Le contrade di Avellino erano diciamo circa 60, ma nel corso dei secoli queste sono state cancellate, alcune riassorbite, però sappiamo che le principali sono poi le stesse che oggi si sfidano nel Palio della Botte: sono la contrada Terra, Tuopolo, Parco del Principe, Porta Napoli, Porta Puglia, Porta Beneventana e Casale delle Bellezze. Contrada Tuopolo
Zoccolo è un'antica contrada della città di Avellino e deve il suo nome all'omonima collina. E contrada Zoccolo oggi è normalmente definita come contrada San Tommaso, ma prevede anche Pione Mazzini, Parco Cassagno San Francesco e contrada Chiaira. Questa contrada ha un'origine antichissima, come testimonia una pergamena che è conservata nell'archivio di Montevergine, che testimonia la presenza nell'archivio di Montevergine abbiamo una pergamena che testimonia la presenza di una chiesetta dedicata a San Tommaso, eletta nel 1177, quindi contata Zoccolo, contata San Tommaso, ha un'origine antichissima, ma la contata è denominata anche con il toponimo di Guazia, che deriva dal longobardo Vad, che ha due significati. Uno sta ad indicare la posizione sopraelevata rispetto a collina Ladeta, e l'altro significato è quello di posto di guardia. Infatti a San Tommaso, Parco Castagno e Contrada Chiaria vi era proprio un posto, dei posti di guardia verso Napoli e verso Salerno, e appunto posto sopraelevato perché si trova in condizione sopraelevata rispetto a collina Ladeta. San Tommaso è importante sin dal Medioevo anche per un altro aspetto, perché si trovava la via pubblica salernitana, che era un diretto collegamento con la città di Salerno. Un'altra contrada importante di Avellino appunto è contrada Ladeta, che è quella dove ci troviamo in questo momento, che sarebbe il centro storico di Avellino. È il primo insediamento che accolse gli abitanti della Civita di Avellinum, cioè Adribalda, i quali si trasferirono verso il centro storico perché Avellinum era continuamente sottoposto agli attacchi dei barbari, e quindi furono costretti a trasferirsi in quello che oggi è il nostro centro storico, che già negli inizi del cristianesimo in Irpinia, e quindi la costruzione delle prime chiese del castello del IX secolo a.C., è il centro della vita spirituale, amministrativa, e quindi del potere temporale e spirituale. Dobbiamo alla famiglia Caracciolo il merito di aver dato vita a una serie di costruzioni estremamente importanti. In modo particolare ricordiamo la Porta Puglia e Porta Napoli. La contrada Porta Puglia era detta così perché la porta era diretta verso le regioni interne della Puglia, verso la quale giungeva il grano e i cereali. L'antica porta fu elevata dove si trova il convento degli Agostiniani, e cioè l'ex convento di San Generoso, dove si trova i vigili del fuoco, cioè l'ex comando dei vigili del fuoco. Sì. Dove si trovano l'ex comando dei vigili del fuoco, che anche della polizia municipale, degli Agostiniani, si trovava la Porta Puglia. Nota in quell'area anche una chiesa purtroppo dismessa, ma di grande importanza storica e artistica, è la chiesa di Monserrato. Faceva parte della Porta Puglia, della contrada Puglia, anche quindi la strada di Via Costantinopoli, nel quale si concentravano le botteghe, ma anche Picarelli e Penodardine, che dal Medioevo si distinsero per le attività agricole e quindi come luoghi sempre di lavoro. Porta Napoli fu costruita contemporaneamente a Porta Puglia e si trovava dove fu eretto nel convento dei Domenicani e la chiesa della Santissima Annunziata, che sarebbe oggi la prefettura, e quindi a Piazza Libertà si trova Porta Napoli, proprio nel viale dove all'epoca si chiamava Viale Emilio del Miglio, oggi Corso Vittorio Emanuele. Porta Beneventano invece si trovava sempre nelle vicinanze, nei pressi della chiesa di Santa Rita, è detto appunto Porta Beneventana poiché vi era un diretto collegamento con Beneventano.
evento. Purtroppo questo collegamento non esiste più, ma la presenza di queste tre porte, Porta Puglia, Porta Napoli e Porta Benevento, sta a simboleggiare e testimonia diciamo la città, il luogo strategico e privilegiato della città di Avellino, perché avere dei collegamenti con altre città così importanti era molto importante, perché erano continui gli scambi commerciali ma anche politici e sociali. E quindi Avellino comunicava con Napoli, Salerno, Benevento e con la Puglia, quindi era una delle poche città che aveva così tanti collegamenti. Una contrada estremamente importante è il Parco del Principe, che faceva parte del feudo dei Caracciolo. Si trovava il Parco del Principe, faceva parte la bellissima casina del Principe, la quale fu eretta dal Principe Camillo Caracciolo, Marino Caracciolo, e poi i lavori furono continuati dal figlio Marino Caracciolo, il quale aveva una serie di legami con gli intellettuali dell'epoca, ma mostrò anche un particolare interesse verso la natura e l'arte, tant'è che trasformò il giardino antistante al castello in un meraviglioso parco, tant'è che uno storico dell'epoca, Scipione Bellabone, il quale scrisse i ragguagli storici della città di Avellino, come testimone oculare appunto racconta la bellezza di questo parco, che era abitato da selvaggina, ma si trovano anche piante esotiche, quindi rare ad Avellino, fontane con giochi d'acqua, e quindi ci racconta di questo posto bellissimo, diciamo dai monumenti più ricchi e più belli del sud, ma soprattutto della provincia. L'ultima contrada è il Casale delle Bellezze, e a dar vita a questo casale fu la nobildonna di origini spagnola, Maria de Cardona. Lei si deve la realizzazione del convento domenicano della Santissima Annunziata, che si trovava a Piazza Libertà, Lodiena prefettura, e durante il suo governo, prima dei Caracciolo, a lei si deve appunto il notevole popolamento del Casale delle Bellezze. Dopo l'Unità d'Italia, Casale delle Bellezze assunse il nome di Bellizzi Irpino e fu nominato comune autonomo, ma soltanto a partire dal 1938 fu decaduto come comune autonomo e fu diciamo associato a quella che è la città di Avellino. Con questo ho concluso quella che è la storia.